alla lavagna per una lezione di storia e di storie, Paola Cortellesi. Storie. Dentro, posso? Sì, certo. No, mi era molto piaciuta questa introduzione che hai fatto, storie, allora mi ero un attimo incantata. Grazie. Sì. Peraltro, avevo pensato a una cosa prima, adesso intanto vabbè, però subito, perché questo film è molto importante, cioè è bello, è bellissimo, ma molto emozionato, ho avuto la fortuna di essere presente alla prima, alla Festa del Cinema di Roma. Non potete capire il pianto che si è fatta Laura Pausini, che non la si staccava più, l'ha presa al collo, ed è Serena Dandini che è andata lì e tutti quanti noi, così, eccetera. Ma perché nomini solo loro, scusa? No, perché era pieno di gente, c'era un sacco di persone e tantissima gente che ha voluto abbracciare, soprattutto le donne, abbracciare Paola. C'è ancora domani, possiamo scrivere la lavagna, Paola? Sì. Che dici? Sì. No, perché esce al cinema. Adesso noi l'abbiamo vista la Festa del Cinema, invece ve lo vedete tutti al cinema. C'è ancora domani. Ma lo scrivo in... È come ti pare a te. Che tu sei mancina già. Io sono mancina, scrivo male. Tra l'altro, scusami, la E l'ho sbagliata, ecco qui. Ecco qua. Come scrivo male? C'è ancora domani, e che è nei cinema, adesso sono giorni di anteprime, qualcuno avrà modo di vederlo, però scriviamolo pure quando esce al cinema. No, sta al cinema, sì, ma da quando? Ve lo dico, insomma, il cast. Valerio Mastandrea, che si è assunto una bella responsabilità, e dopo io ne pagherò le conseguenze. Cosa? Di Valerio Mastandrea, ne pago io le conseguenze, va bene, d'accordo. Poi Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centurami, ma... Prego, siediti a voglia. Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi, che scrivono, oltre a, nel caso tuo, ad interpretare, ma soprattutto a dirigere, perché questa è la tua prima regia. Infatti, prima è venuta, insomma, volevamo fare una cosa, non c'è stata l'inquadratura giusta, e allora la prima cosa che facciamo, passiamo il trailer. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota, te? Che fa? Sta zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano a sti incapace di tua madre? Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, dei, è una brava donna di casa. Perché me la leva dalle mani? Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una. Ma forte! Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti, più di noi, mi sa. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che mi hanno imparato a scuola? Abbiamo fatto i felici, le palle. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quelli sono i fenicotteri. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi te che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i sordi tua. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli. Pensa a Marcello. E siamo entrati nel clima, Storia e storia. Siamo a Roma, 1946. Sì, è dopo la liberazione, seguiamo le vicissitudini di una famiglia del ceto popolare che vive, insomma... In un sottoscala, non so, ecco come lo chiamiamo, un sottoscala, un seminterrato. Il classico seminterrato. E, luminosissimo oggi direi. Luminosissimo, per dare la fregatura. Il classico. Porca miseria, luminosissimo. Ed è una famiglia composta da Delia, che è il personaggio che interpreto, e da Ivano,
Valerio Mastandrea, che è un uomo molto, molto violento, molto, insomma, è un po' il padrone, più che capofamiglia, è il padrone della famiglia. Si diceva poi capofamiglia, questo termine tremendo, che ancora no, si usa, capofamiglia, cioè colui che comanda su tutti, e di fatto comanda su Delia e sui suoi figli, sulla sua figlia. Delia è innamorata di una figlia in particolare, che è Marcella, la sua primogenita, e che è Romana Maggiora Vergano, e poi dei suoi, ci sono i due piccolini, ma soprattutto Delia, oltre ad essere, diciamo, sottomessa al suo simpatico marito, interpretato da Valerio Mastandrea, lo è dalla più carogna di tutti, che è il vecchio padre di lui, il Soro Ottorino, interpretato da un meraviglioso Giorgio Colangeli. Allora, lo devo dire, da uomo sono stato un po' a disagio nel vedere il film, soprattutto la prima parte del film. La prima parte del film in cui Paola, a livello stilistico, intanto è un film in bianco e nero, perché ci restituisce in qualche maniera, ma diciamo, un'atmosfera. La prima parte del film è girata in 4/3 tecnicamente, con una tecnica, anzi diciamo con un formato proprio dell'inquadratura che vi colpirà, ma è quello del neorealismo, al quale credo giustamente, insomma, è la grande tradizione del cinema italiano, vincente nel mondo, ricordiamolo. E beh, il neorealismo rosa poi è il genere che ha raccontato quegli anni, il loro presente, era il loro presente, quindi hanno raccontato proprio quegli anni lì che stiamo raccontando noi. Dicevo, da maschio mi sono sentito abbastanza a disagio. Avevamo pensato di fare una cosa all'inizio di questo, però non avevamo l'inquadratura giusta, me la faccio da solo, perché questo film, l'avete anche sentito, comincia con Valerio Mastandrea, marito, che senza se, senza ma, senza ba, non dice nemmeno una parola, al risveglio, a letto. Risponde ad un buongiorno con... Risponde ad un buongiorno con una pizza in faccia. Io mi do questa pizza in faccia, che me la sarei meritata, per tutti gli uomini che sono come Ivano, che sono stati come Ivano, perché nel film ci sono anche quelli non come Ivano, esatto, e non come Ottorino. Però cioè, il tema esiste. Sì, il tema esiste, questo film alla fine è un film... Fatto male. Te sei fatto male da solo? Ma mi dispiace queste cose, ma perché ti sei voluto metà? Perché ha voluto fare neorealismo, quello un po' più neorealista, capito? Vabbè, no, quello rosa, quello rosso, quello una rosso, faccia che mi è venuta. Ma che insegno? Vabbè, insomma, sti uomini. Gli uomini che abbiamo raccontato sono inseriti in quel contesto. È chiaro che poi, appunto, anche dal punto di vista stilistico cambiano molte cose, e anche dal punto di vista, no, musicale, cambia molto. Questo film, nelle mie intenzioni, è un film contemporaneo che vuole parlare di, come dire, di temi, di tematiche e di rapporti che persistono nonostante i mille passi avanti fatti rispetto a quel periodo. Quindi è un film contemporaneo ambientato nel passato, però è contemporaneo, e dunque racconta di dinamiche che resistono al tempo nonostante i mille passi avanti fatti, perché sono dinamiche di coppia e di una strana e sbagliata percezione dell'amore, che non ha niente a che vedere con l'amore, ma che è il possesso, no? L'idea di possedere una donna, di possedere una persona, quella persona possa essere roba tua, quindi che tu ne possa disporre come vuoi. Perché l'abbiamo ambientato nel passato? Intanto perché veniva dalle storie che mi raccontavano le mie nonne e bisnonne, e io me le immaginavo così come ce le racconta il film del presente di allora, il cinema del presente di allora, quindi me le immaginavo così, poi come le ho descritte. E poi erano i racconti di cortile, i racconti sì, a mezza bocca, sì. E qui il cortile di questo caseggiato del testaccio, perché siamo a testaccio, sì. È veramente molto molto ben tratteggiato, e chi, come a me è capitato, insomma, di vivere con una famiglia dentro un caseggiato come quello, queste storie più o meno da ragazzino le ha sentite raccontare. Come no, era tutto in cortile si viveva, quindi sapevi la storia di quello, che cosa succedeva in quella famiglia, quello che tradiva l'altro. Ma posso dirti una cosa? Banalmente, il rumore delle pizze di Ivano, che era in questo ammezzato, diciamo,
e si sentiva proprio il rumore. Ma certo, si sentiva il tutto. Rumore delle botte, si sentiva, sì. Lo sentivano i figli dentro le case. Probabilmente si sentivano i gemiti di chi faceva l'amore, si sentivano i pianti dei bambini, si sentiva il bello e il brutto delle famiglie, però si viveva tutti insieme, chiaramente non c'era nessuna forma di discrezione, di privacy, in nessun modo. In questo c'è anche la parte divertente, la genesi della parte divertente di questo, diciamo, del linguaggio di questo film, del registro di questo film, perché nei racconti delle mie nonne si trattavano tragedie più che altro, perché poi venivano dalla guerra, era i primi periodi del secondo dopoguerra, quindi venivano da sofferenze indicibili. Le città erano letteralmente tirate giù, Roma, mezza Roma era stata bombardata. Vicino al testaccio, quindi... San Paolo, dove è vissuta la battaglia, San Lorenzo non era distante, che era stato completamente distrutto. Però loro mi raccontavano queste cose anche con una forma, in un modo un po' divertente, come se questa, con la voglia di divertire. Nonostante mi parlasse che poi quello non sai che accadde, perché era tutto che accadde, che morì quello, quando arrivò, queste storie così, che però avevano sempre un risvolto, secondo loro, buffo. Ed è il risvolto buffo che abbiamo voluto inserire, parlo in fase di scrittura io con Furio, con Giulia, però poi anche nell'interpretazione degli attori. Devo dire, c'è una parte, soprattutto nel finale, quando il rapporto del tuo personaggio con il personaggio di Emanuela Fanelli, che... Marisa. Esattamente, decolla in un momento veramente di pura commedia, totale commedia, per cui insomma... vi sorprenderete a ridere con la lacrima che era già partita, perché la scelta che fai, anche dal punto di vista ritmico del film, è una scelta che mi è piaciuta molto nel ripensare al film, cioè in quell'andamento lento c'è la voglia tua di raccontare una donna assolutamente normale, una vicenda assolutamente normale, quindi non c'è nulla di colpisceno all'inizio, questo... Ve lo dico, è un film da cui vi dovete aspettare delle grandi sorprese. Io non ne posso parlare perché l'ho visto, e soprattutto perché Paola, se no la pizza me la dà veramente da quest'altra parte. Vogliamo dire che è anche un thriller, c'è anche un po' di thriller. Assolutamente, e vi voglio anche dire che... quello non possiamo dire. Capito? Però stavi parlando del personaggio di Marisa, che è un personaggio fondamentale nel film, perché è l'unica, in questo quadro così cupo, Marisa è veramente l'unico raggio di sole nella vita di questa povera donna che interpreto io, questa Delia, che è davvero tanto tanto simile a tante donne che abbiamo conosciuto. Ci sarà capitato di avere o di parlare con le nostre nonne, bisnonne, a seconda dell'età, che abbiano detto... Io vi faccio vedere, io non tanto, capisco vabbè, niente. Questa foto molto bella, secondo me, perché tanto, ecco, vedete, no? Dove stiamo? Siamo dentro qui, siamo dentro uno di questi posti, che hanno i posti... Sì. E qui loro abitavano, in questo... mezzo sotterraneo, insomma, no? Quello è il cortile dove c'è il coro della nostra storia, dove c'è lo storytelling, adesso chiamano storytelling, una volta appunto la tragedia greca era il coro che ti raccontava che succedeva, e poi oppure come si dice, il gossip, i menestrelli, i gossip, chiamateli come vi pare, insomma ci sono sempre stati e ci stanno in questo. Io farei partire adesso una clippina del film, vai. Signora Delia, perdonatemi se approfitto, però ormai con Marcella so diversi mesi che ci volemo bene. E mi chiedevo se a voi Arso Rivano vandrebbe... Insomma... Che? Si vandrebbe di conoscere mio padre e mia madre. E certo! Domenica, venite a pranzo da noi. Domenica? No! Come no? No, ma da noi notte, prego. No, ci farebbe piacere pure avervi ospite a casa nostra. Ma non esiste proprio, no... Mio marito non accetterebbe mai, ci tiene le tradizioni. È il fidanzato che va a casa della fidanzata. Andiamo in trattoria. È arrivata. Non ti preoccupare, amore, che pensa a tutto mamma tua. Ma aspettiamo domenica, allora. Domenica. Grazie. Vai a chiamare ragazzino. Ha visto? La macchina, ragazzi, dai. Delia, c'è sta la posta.
Datele mano, che io non ci capisco niente. Ma io te no. Non è per Ivano, è per voi. Come per me? Sì, è una lettera. Non è possibile. C'è sta il nome vostro. Grazie. Sorada! Non dite niente, Ivano. Lo sapete com'è fatto. Io mi faccio l'affare mia. E sai da dove riparto? Da un'intervista tua che ho letto, che mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuta una cosa che hai detto, e io a questo punto, visto che devo fare dei gesti simbolici in questa intervista, li voglio fare, ci tengo molto a farli. Faccio questo gesto simbolico. Oh! Che bello. Perché nell'intervista Paola, giustamente attraverso questo personaggio di Delia, in qualche maniera fa ringraziamento a queste donne che hanno fatto l'Italia e che l'hanno fatta con i lividi addosso. E sono mamma, sono mia sorella, sono mia nonna, sono mia zia, sono la mia amica, sono la mia compagna di banco, la mia collega di lavoro, la mia vicina di casa. E ci tenevo a farlo questo grazie, perché per esempio io, che spero di essere un uomo davvero migliore dei miei nonni, dei miei zii, dei miei papà, e io devo tanto a queste donne qui, cioè nel senso che sono state così belle da vivere, da viverci a fianco, che è veramente inaccettabile pensare di limitarle, no? Perché è come se facessimo la genesi al contrario, cioè ce lo togliessimo noi un pezzo di noi veramente, non per far nascere qualcuno, ma proprio per buttarlo via. È bello questo grazie, questo tuo grazie, perché l'intenzione era proprio quella di raccontare le donne che nessuno ha mai ringraziato, donne che hanno fatto cose eccezionali nella propria vita, e quindi hanno cresciuto famiglie numerose, hanno fatto mille lavori, hanno fatto la fame, non hanno sentito la fatica, sono andate avanti pensando intanto che quello fosse la normalità, che loro dovessero farlo, e anche sempre sentendosi delle nullità, perché così era stato loro insegnato. Queste sono donne che nessuno ha mai ringraziato, e non parliamo delle donne appunto che hanno fatto la nostra storia e che degne di nota. Queste sono donne che non sono state il più delle volte degne di nota nemmeno all'interno della propria cerchia familiare, perché contavano zero. Questo grazie è una cosa molto bella. E attenzione, nel film quello che vedrete è che questo elemento di considerare nullità, pensate a livello economico che follia, no? Considerare nullo a metà dell'umanità, quindi fondamentalmente diminuire semplicemente, banalmente, il valore economico del mondo della metà, almeno della metà in realtà. Sì, no, donne che invece poi lavoravano, e come? No, lavoravano, producevano, ecco, producevano. Insomma, ecco, ci sta, diciamo, la povera Delia che veramente non sapeva a chi dare i resti, sì, lo dobbiamo dire, sì. Insomma, questa, ed erano tutte così le donne, erano tutte quante così, erano contadine, madri, operaie, ma allo stesso tempo, no, un pezzo, diciamo. No, erano tutto insieme. Nell'arco della giornata. Nell'arco della giornata, ecco, era questo. Insomma, per cui adesso giustamente ci lamentiamo i nostri ritmi. Oh, io questa la faccio vedere così, tipo un effetto subliminale, sì. Ta-ta, non si è vista più, però te la do a te. Grazie, la conservo. La conservo. Carta coperta, perché parla proprio del titolo del film. E invece sai che cosa voglio fare con te? Io ti voglio far vedere questa cosa qua che abbiamo fatto qui. Sì, insieme. Era il settembre 2021, mm-hmm. E qui in questa intervista facemmo questo titolo, scrivo la mia storia, perché stava crescendo questa esigenza. Come no? E certo. Dallo scrivere le tue storie, i tuoi personaggi, cosa che hai fatto? Lo stavi già scrivendo. Stavo già scrivendo questo film, avevo appena cominciato a scrivere. Me la dici questa film. Esigenza? Cioè, ma perché ormai da una decina d'anni quello che faccio scrivo le sceneggiature dei film insieme a Furio, insieme a Giulia, o insieme, mi è capitato, con Cristina Comencini nel suo film, o con Massimiliano Bruno, insomma, però più che altro con Furio, con Giulia e con, nel caso della regia di Riccardo, con Riccardo, certo.
Milani, naturalmente. Certo. Abbiamo fatto, abbiamo scritto tante storie e dunque io poi ero anche, sono stata sempre anche interprete di queste storie, quindi ho potuto scrivere delle storie che mi corrispondessero e che narrassero quello che avevo voglia di narrare come donna, poi inserite in un contesto in cui quello che vuoi raccontare è giustamente veicolato dall'umorismo o da una comicità. Però poi a un certo punto scrivere non basta più. Beh, nel mio caso non è che non mi basta più, nel mio caso... Adesso però qui, cioè, nel senso, il regista dentro un film è tutto, lo devo dire. Beh, poi, ha la visione d'insieme, quindi si occupa di tutto l'insieme, poi conta chi compone le varie fasi. Certo, i pezzetti. Quindi dalla scrittura, insomma, tutte le fasi e tutte le parti che compongono la storia, quindi non solo quelli artistici che poi sono, come dire, sono sotto gli occhi di tutti, ma anche quelli tecnici. Certo. Però, a proposito, fare una sottolineatura a trucco e a chi ha fatto le acconciature, ovviamente anche la scenografia e i costumi. Beh, però, nominiamoli, sono Ermanno Spera, Teresa Di Serio, hanno fatto, e i costumi sono di Alberto Moretti e la scenografia di Paola Comencini. L'acconciatura è strepitosa, veramente il parrucco è tanta roba di questo film. Sì, sono stati bravissimi. A proposito, no, di chi compone, io senza questi professionisti non avrei potuto realizzare le cose così come le desideravo, quindi sono professionisti che conosco per fortuna da un paio di decenni almeno e quindi ci sono, come dicevo, tante fasi nel comporre una storia e nel fare, insomma, una regia. È chiaro che lì è diverso perché questa è una storia che volevo raccontare io, perché mi toccava profondamente, perché avevo deciso di affrontare completamente tutto. Negli anni ho fatto, non voglio dire cresciuta, perché non è che necessariamente si cresce, però ho differenziato le mie specifiche nel lavoro, quindi come interprete ma anche come sceneggiatrice. E adesso mi interessava fare questo lavoro perché volevo trattarlo dall'inizio alla fine, ma insomma ho aspettato un bel po' per farlo, c'è una certa, voglio dire, non è che sono una... Sì, insomma, diciamo, quindi ho aspettato di essere pronta. Abbiamo scoperto nell'ultima volta che sei venuta, perché Paola è nata esattamente il giorno in cui in Italia c'era l'austerity. Vogliamo ripetere, sfiga proprio, cioè non, adesso perché dobbiamo perché lasciare tua madre, immagine? Tua madre sempre incombente, dice, sei nata e c'era l'austerity. Sei nata che c'era l'austerity, esatto. Non è che è stata colpa mia, io non è stata colpa sua. La crisi petrolifera non dipendeva da Paola Cortellesi, dal fatto che stesse... Però proprio quel giorno che là. Che stesse per nascere. Però ti posso dire una cosa, dentro questo film c'è anche tanta rabbia e tu fino adesso secondo me non l'avevi espressa con tale compiutezza, secondo me, cioè l'avevi sottolineata in alcune cose, sempre col sorriso, per carità, qua ce n'è tantissimo, ma qua sì, però, qua, però la rabbia ci sta qua dentro, c'è la rabbia, e la rabbia si può esprimere, anche questa si può esprimere con l'umorismo, è quello che facciamo in questo film, e la grandissima capacità degli interpreti, quindi della scrittura anche, devo dire, ci siamo molto impegnati a scrivere questo film e non è facile variare, come dire, i due registri così repentinamente. Però poi è stato sposato dagli interpreti di questo film e il lavoro che fanno Valerio, Giorgio e Emanuela nel passare velocemente, in modo molto agile, da un registro all'altro, restando credibili, perché poi è realistico questo film, nonostante delle scene, chiamiamole, non so, oniriche. Sì. Però è molto realistico quello che accade. Nell'onirico c'è... Allora, questo è un film anche molto danzato, perché le scene di contatto sono addirittura esplose in alcuni momenti in una danza molto particolare e in realtà la capacità di Paola, secondo me, giustamente, è quella di spostare l'occhio da quello che è l'effetto delle percosse continue,
farlo trasfigurare in una evidenza metaforica che secondo me arriva molto più direttamente, insomma non c'è bisogno di fare lo splatter. Arriva lo stesso durezza, anche senza lo splatter. Arriva più profondamente, secondo me. Per questo è un film che non mi ha sorpreso, è sbagliato dire sorpreso, però mi ha molto colpito. Ecco. No, questo mi fa piacere. No, assolutamente. Ma anche se dici sorpreso, non è che penso, allora, non... No, mi fa piacere. Però ecco, mi è molto bella. Colpito, ecco, colpito sicuramente sì, perché appunto c'era questo... Oh, poi quando sentivo parlare dei riferimenti, no? L'onorevole Angelina... Però questo è il contrario dell'onorevole Angelina. Il contrario. Questo è. Esatto. Esatto. Perché dico, ma no, l'onorevole Angelina è un'altra cosa. Beh, qua c'è l'onorevole Angelina, c'è è una donna. È protagonista della storia e diventa l'onorevole Angelina. Ma è anche protagonista di se stessa, nel senso che lei crede in sé e sa la forza che ha e si fa capopopolo di una. per una causa nella quale crede. Quindi parliamo di una donna che all'epoca aveva una consapevolezza assolutamente fuori dal comune. Invece la Delia che racconto è assolutamente una dei tanti milioni di donne che non hanno mai nemmeno, ma non dico alzato la testa, non hanno nemmeno mai pensato lontanamente di considerarsi al di fuori dei ruoli che ricoprivano, di moglie, di madre, non si sono mai considerate donne. Esseri umani. Esseri con un valore. Esattamente, cioè. E non necessariamente, non si sono mai considerate per il loro valore, si sono messe a disposizione per la loro funzione, per le funzioni che ricoprivano, che è una cosa che vuol dire una come dire, totale assenza e perdita di della propria personalità. Domanda del bicchiere adesso, non ce l'ho qui con me, me lo sono scordato. Che è la domanda del bicchiere? Io volevo la domanda del bicchiere, perché tu parli di fai una storia del 46, però per esempio utilizzi canzoni anche dei nostri giorni, certo. Molto significative. Ma te l'ho detto, è un film contemporaneo. È un film ambientato nel passato. E allora questo bicchiere rispetto a questa vicenda, tutta questa vicenda, com'è? Mezzo pieno, mezzo vuoto? Bah, non si può fare la domanda del bicchiere, Alvaro. Non si può fare? Ma no, nel senso che dipende da... Io racconto la storia. Ok. E se tu... Diciamo che questa storia, senza dire grazie per lo sforzo che stai facendo, perché vedo che era impossibile. È complicato, ma noi ne usciremo bene. Assolutamente sì. Però non volendo dire cosa accade a Delia alla fine di questa storia, però diciamo che è anche un percorso nella coscienza, no, di questa donna che si considera niente, ma a un certo punto ha una, cioè, come dire, un germe di consapevolezza. Che forse può contare qualcosa e lo fa seguendo poi alla fine un istinto d'amore e di stima che non c'è in questo momento da parte della figlia, quindi vuole avere la stima di questa sua figlia e vuole anche impedire che questa figlia possa fare la fine che ha fatto lei, vorrebbe per lei una vita migliore. Mossa da questi desideri, gli unici che cominciano a balenarle nella testa, perché prima non ne aveva, va verso qualcosa che cambierà, che cambia le cose per lei, per sua figlia e per Guarda, milioni di altre donne. Noi ma non diciamo niente di questo, però ti faccio un altro regalo. Lo so, però adesso se si vede no, questo... Si vede. Non si vede. Vabbè, poi lo porto qui. No, questo è bello però, bel regalo questo. Ma chi gli starà a dare? Ma chi gli ha dato? Però io, perché voi questo regalo, questi regali qui che state vedendo, se voi andate a vedere il film al cinema, e poi capite perché gli ho fatto questi regali, mamma capito? Mia, sono dei regali. Dopo ci farà una chiamata dicendo esattamente, esatto. Esattamente. Comunque, tornando al bicchiere, non voglio eludere la domanda. Dipende da... Io lo vedo mezzo pieno, perché...
perché è un risveglio. Questa è la storia di un risveglio anche attraverso un amore. Perché è sono passati tanti anni, quasi 80 anni, quasi, no? 80, quasi 80 anni da questa vicenda. E obiettivamente è chiaro, no, che insomma i progressi se ne sono fatti tantissimi. Tu stai raccontando una storia da regista nel cinema, come dire, in quel tempo mi ricordo Leni Riefenstahl, ma per tutt'altre ragioni gli era stato consentito di fare un grande film come fu quello delle Olimpiadi del 36. Sì, però Leni, ecco, Riefenstahl faceva, diciamo, no, diciamo, di propaganda, faceva un'altra cosettina, insomma, un no? Però ecco, grande regista, grandi doti. Capito, cioè, voglio dire che anche quei personaggi che poi nascono nel neorealismo italiano, intanto nelle storie del neorealismo romantico sono un certo tipo di donna, e mai come la donna che rappresenti tu dentro questo film. Magari sono una donna molto comica, penso a certe interpretazioni di Adele Minchi, ovviamente anche di tutti i colori che ci ha avuto la Magnani, no? Beh, certo, la Magnani nel film Campo dei Fiori, che è proprio pieno neorealismo rosa, il film mi pare del 43, e è una popolana che ha un banco di frutta al mercato e però non si lascia intimidire da un guascone come nel quel caso Aldo Fabrizi, e battagliano sempre, insomma, si capisce che probabilmente c'è anche così del tenero. Ed è una donna forte, sì, per carità, una che risponde per le rime e che tiene, insomma, tiene testa a... Oh, peraltro queste donne, compresa Delia, perché poi c'era una ragione per cui lo dico questo, in realtà erano le donne che hanno tenuto letteralmente il paese semplicemente perché gli uomini stavano in guerra, quando a un certo punto magari vanno a fare la resistenza, piuttosto che stavano in prigionia, e insomma anche il marito di Delia c'ha un vissuto... Ha fatto due guerre, capito? Si giustifica senza... così, d'altro canto ha fatto due guerre, cioè, quindi... Ha fatto due guerre, giusto? Vuoi che non sia... Che devi fare? Senti, ti chiedo una cosa, questo è il Chuck. Ti chiedo due cose, anzi, su questo Chuck. La prima è il primo Chuck che hai dato da regista, e se mi racconti un po' l'emozione o come l'hai affrontato, proprio il primo giorno, il primo Chuck. E poi te lo consegno col gessetto per chiederti se mi scrivi il titolo di un film che in qualche maniera ti ha ispirato. Ah, che bello! Mi ha ispirato per questa storia o mi ha ispirato in generale? In generale... Allora non lo metto così, come in generale, pare, perché qua c'è il direttore, c'è il direttore della fotografia. Che è lo spazio più largo, okay. Io utilizzo quello. Diciamo che per non essere monotona, visto che ti dico sempre risate di gioia, ti scrivo i soliti... Ti dico i soliti ignoti, e però mi rendo conto anche dello stesso regista, sempre Monicelli. In questa tua vicenda che racconti ci ho letto anche tanto Scola. Beh, diciamo che Scola è punto di riferimento a tutto tondo. Non parlo di questo film. Molti hanno visto, e non mi permetterei, cioè, come dire, quando dicono che ci vedono delle citazioni di film di Scola, ad esempio Una giornata particolare, che è ambientata esattamente, insomma, nello stesso periodo, un po' prima, perché la guerra c'era ancora, ma insomma, uno è: mai mi sarei permessa, mai, non si tocca. E né si cita, secondo me, quindi il rimando è automatico solo perché noi abbiamo gli occhi pieni delle meraviglie di Ettore Scola per e anche certe, di quel periodo. Certe immagini d'azione, ma tanto ricordato il dramma della gelosia. Il dramma della gelosia, tra l'altro, è stato uno dei capolavori di Scola, innovativi, proprio perché... si è inventato anche un linguaggio nuovo. I protagonisti a un certo punto parlano in macchina e non tolgono nessun tipo di credibilità a quello che sta tecnico. Entrano e escono dalla vicenda, fanno flashback, flash forward. E poi proseguono, insomma, dal punto di vista umoristico e del linguaggio, diciamo, stilistico, è uno per me
dei capolavori di scuola, tanto quanto ci eravamo tanto amati, e insomma i suoi più grandi. E quindi diciamo che quel cinema là, quei capolavori là, sono la base sulla quale tutti noi poggiamo, non soltanto chi vuol fare il regista o chi fa l'interprete o chi si occupa di cinema. Proprio la nostra società, ecco perché è importante il cinema, ecco perché è importante il teatro, ecco perché sono importanti le storie, perché danno la base a una società intera. Noi italiani siamo pieni dei film, affondiamo i piedi su, poggiamo i piedi su basi solide, e che sono anche quelle costruite da scuola. Sapete perché dovete andare al cinema quando vedete un film come questo? Perché secondo me è importante, se siete uomo, se siete donna, che vi guardiate a fianco, intorno, come ho fatto io quando ho visto questo film, perché le reazioni a questo film secondo me sono particolarmente importanti. Perché, come ho detto, è un film bello, ma è un film importante. Io voglio concludere col mappamondo. È chiaro che questo è un film girato a Roma, c'è tanta Roma dentro, noi siamo quasi coetanei, sono un pochino più anziano di te, però insomma quelle storie le ho sentite molto forti perché le ho vissute, le ho sentite, sono parte della mia educazione. Ce le hanno raccontate, perché non ci siamo, ce l'hanno tradotte, no? Sì. Te lo do ugualmente il mappamondo, ti chiedo. Sì. Ah, però scusa, ho dimenticato. No. Volevo capire qual era stata l'emozione quando hai battuto il primo Chuck da regista. Non l'ho battuto io, battuto il Chuckista. Quando hai chiamato Azione per la prima volta. È stata una grande emozione per me. Grande, grandissima, però ero talmente ben. Ero talmente protetta e giocavo talmente tanto all'interno di una squadra intorno a me che ho diviso anche questa emozione con tutti gli altri che probabilmente la sentivano e perciò non mi ha immobilizzato, ma anzi mi ha dato una spinta, ecco. È stata un'emozione di quelle che non ti paralizzano ma ti... Che scena era? Una scena era il primo Chuck, è l'andata, quindi una camminata, ero sola, la camminata che mi porta in merceria, dove c'è la meravigliosa Paola Tiziana Cruciani, merciaia molto agguerrita che mi accoglie, e poi appunto il primo giorno l'ho passato con lei, quindi sono andata veramente in grande rilassatezza. Attenzione, perché lei, Paola, come Delia, deve saltare da una parte all'altra, quindi se correva da una parte all'altra, questo l'hanno raccontato i colleghi di set, perché ovviamente si doveva dividere. Beh, andavo poi al monitor a vedere che cosa... Corsa, cioè, è stato un film de corsa, in cui si corre anche molto, devo dire, c'è molte scene di corsa. Il mappamondo, Paola. Prendi quel puntarino rosso, sì, e scegli un punto del mondo dove lo vuoi puntare. Ma dove voglio? Sì? Sì. Ma per farci che. Per dirmi che. Se, scegli un punto. Ah, per parlarmi di un luogo. Se ti viene in mente un luogo, può essere anche Roma, per carità, però. Ti dico a un certo punto, a me verrebbe, se tu lo giri, secondo me viene un posto, perché c'è una cosa, c'è una battuta molto, una delle battute più belle. Americani? Eh sì. C'hanno tutti i denti. Diciamo negli Stati Uniti, adesso non so da dove, diciamo gli Stati Uniti. Stati Uniti, okay? Stati Uniti. Diciamo Stati Uniti, qua, Uniti. Diciamo un ragazzo forse di queste parti, cos'è qui? Del centro degli Stati Uniti, secondo me, della provincia americana. Alabama, anche un po'. New Orleans. Ecco, dai, sì, la New Orleans. Sì, Emanuela Fanelli, quando il personaggio nel personaggio di Marisa chiede a Delia: "Hai visto gli americani quanto sono belli?" Perché ho appena incontrato un soldato della Military Police che ancora erano in Italia, bellissimo, questo ragazzo di colore alto, con questa dentatura perfetta. Non si vedevano molto questi ragazzoni. Quando arrivarono, uno dei racconti che ho ascoltato furono proprio della mamma molto grande di un mio amico, più grande di me, e lei diceva che era molto attratta da questi ragazzi di colore perché non li aveva mai visti, erano veramente dei ragazzi stupendi, con un fisico pazzesco, non avevano visto, insomma non erano
molto comuni. Ben alimentati, peraltro. Ben alimentati rispetto ai nostri ragazzi. Si bagnavano. Che stavano facendo la fame da anni. Stavano facendo la fame, che c'era stata la pellagra, non c'era, c'era soltanto un cibo, c'era, insomma, c'era solo la polenta, e quindi la gente era senza denti, senza le vitamine, eccetera. Arrivarono questi, e queste ragazze erano tutte innamorate. Quindi nel film incontro questo bellissimo giovane con cui ho un leggero scambio, non capendoci niente, perché Delia, che capisce dell'americano? Niente, però lo va a raccontare la sua amica Marisa, che dice: hai visto quanto sono belli gli americani? Ci hanno tutti i denti, non ne hanno tanti, ci hanno tutti, perché già era una cosa bellissima. E Delia forse risponde: più di noi, me sa. Me sa che c'hanno me sa, più denti di noi. Esatto. Allora, c'è ancora domani. E è un bel thriller capire perché si intitola così questo film, ma dal 26 ottobre è al cinema, lo potete vivere, lo potete condividere e potete tornare indietro in un tempo che però ci appartiene e vivere in realtà quello che noi siamo e capire perché siamo così e anche perché non riusciamo certe volte a essere diversi da come siamo. Però con uno sguardo e con delle risate che vi riportate a casa, insomma, che vi aiutano a asciugare la lacrimuccia. Allora, io non lo so se te lo daranno l'Oscar questo film, te lo do io, anche se qua c'è quello del Best Reporter, però già che ce l'ho, io a sto punto a Paolo Cortellesi glielo un do. Oscar come Best Reporter? No, ma vabbè, io questo porto... diciamo, te lo prendi e te lo porti a casa. Bene, grazie. Intanto questo che sia, diciamo, di buon auspicio per diventare un bravo reporter. Assolutamente, un bravo sì, reporter. Esattamente. L'hai fatta mai una giornalista? No, però ho scritto degli articoli, ma non per il Messaggero. No, per il Messaggero, e questa è una buona ragione per cominciare, però al netto di questo, invece, io ti auguro invece di fare un bel ruolo da giornalista, insomma. Bello, sarebbe bellissimo. Sarebbe interessante, mi piacerebbe vederti in quella dimensione. Intanto la dimensione è da tenere assolutamente a nota, 26 ottobre, nei cinema, c'è ancora domani. Paola Cortellesi, la sua prima regia, è un cast davvero strepitoso. La menzione la faccio per Valerio Mastandrea e per Colangeli, perché fanno due personaggi, uomini davvero ribaldi, davvero detestabili, ma sono perfetti. Sono perfetti e hanno avuto un gran coraggio da affrontare. Un grande coraggio, ricordo. Sono d'accordo con te, perché io adesso quasi quasi mi do un'altra pizza. No, che te fai male. Sì, dai, ma basta queste pizze. Ma finiamo. Ma se la meritano, obiettivamente. Ti ho fatto pure il grazie, perché se la meritano.